direttamente da Erez partirà una settimana folle. Partiremo da qui, torneremo a Milano per poi arrivare a Bologna a ritirare una Lamborghini STO Huracan per andare a Madonna di Campiglio, dove ci sarà la presentazione Ducati, MotoGP, MotoE, Superbike, Superbike, tutto, superbamente presentano tutto. Poi da lì ripartirò con l'Huracan per tornare a Bologna, per lasciare la macchina, prendere il treno, tornare su a Milano, prendere un altro aereo e andare a Portimão per altri 3 giorni di test con la V4R 2023. Dobbiamo volare perché siamo già in ritardo per prendere il volo. Dopo il viaggio della speranza, finalmente siamo arrivati nei dintorni di Bologna, più precisamente il Lamborghini, e qui dietro c'è quel mezzo che giusto 2 settimane fa avevo visto da Nova Car e mi sarebbe molto piaciuto provare. E congiunzione astrale, siamo qua, incredibile come il cosmo alla fine metta tutti i pezzi insieme. Quindi venite, vi faccio vedere un attimo. Huracan STO 640 cavalli. Guardate, facciamo che adesso, dato che bisogna essere un po' seri qua, che siamo in Lamborghini eccetera eccetera, usciamo e poi faccio la reaction vera, perché devo mantenere un contegno in questo istante. Il Lambo devo fare giustamente il bravo gentiluomo, tutto attento, ma la reaction è adesso, cioè guardate questo, guarda quanto è grosso, quanto è grosso, questi, cioè, degli Acra così belli belli, sputafuoco, di che cosa, queste pinze in carboceramica, ne parliamo, e poi questa pinna in carbonio che taglia tutto il posteriore, quest'ala, io non so più cosa dire, non so più cosa. Ci avrò per una decina di giorni, diventeremo, sono sicuro, ottimi amici. È questo, perché mi ricordo, no, mi ricordo il Vitara, congiunzione astrale con Erez, è uno di questi per forza. Non so di mie chiavi queste. No. Aspetta un attimo. Allora ragazzi, questa scena è stato un puro caso ed è un peccato buttarvela lì senza contesto. Quindi, per farvi capire, io stavo aspettando un ragazzo che mi doveva dare una mano con le riprese. Ho visto che c'era dentro una sorta di scolaresca, diciamo ragazzi delle elementari, e il motivo per il quale erano tutti lì è che stavano festeggiando il compleanno del ragazzo con i capelli biondi. No amore, ci avrebbe fare, dai. Faccio fare il giro. Per favore, a papà, per favore. Sì! Oggi sto compleanno. Sì? Raga, seguitelo, seguitelo tantissimo. Seguitelo. Oh, oh Dio. Oddio. Ti piace? Ma pensa, cioè, ma oggi è il tuo compleanno? Sì. Cioè, pensa, sembra fatta apposta. Lo so. Cioè, esci dalla cosa e giro il Lamborghini così. Ma tu! Oh, aiuto, che figata! Aiuto! Compleanno. Sì, non ci posso sentire il rumore quando l'accendi. Mamma mia!
che figo! Guarda con l'acra! Ma che è troppo bella! Conosco Fabio Cristiano! Ma che... Ciao vecchio! Ma che è troppo bella! Porca vacca! Thank you, I appreciate it. Sure. Oh. I don't know what we're doing here. Voglio andare in giro su una Rari. Mentre piango sulla Lambo. Madonna di Campiglio, neve, trazione posteriore. What else? Bene, mentre siamo diretti a Madonna di Campiglio, voglio parlarvi un attimo di questa bellezza che ho già in mano da due giorni. E che dire, sono... Non ho parole per descriverla. Vi posso solo dire che sto facendo le uscite dal casello più belle della mia vita. C'è la roba, questo V10 qua dietro, che ce l'hai proprio qua. Cioè, ti penetra nel corpo. È una roba senza senso. Sei in questa cellula di carbonio che ti dà delle sensazioni che... Ragazzi, ho i brividi. Ed eccoci al casello, signori! Il casello è troppo poco e due sembra meglio che una. Risentite bene, eccoci qua. Rapidissima tecnica su questo mostro. Allora, come potete ben vedere, non è piccolissima. Larghezza 195 centimetri, arriviamo a quasi 2 metri. Cioè, è una roba folle. E al contrario della Huracan base, questa qui, dato che è la STO, il non plus ultra della gamma Huracan, ha la trazione posteriore con 640 cavalli e un V10 che spinge lì dietro. Non mi ricordo se ve l'ho già detto, ma io ve lo ridico. Detto questo, adesso andiamo dentro che vi faccio vedere le cose belle. Prima di salire però, guardate, cioè per farvi capire la cura dei dettagli, questo monoscocca in carbonio, cioè la portiera è tutta completamente un pezzo unico. E guardate dentro... Niente tappetini, bisogna risparmiare anche ogni singolo grammo. Poi vabbè, gli interni non vi sto a dire niente, guardate che roba. La plancia di comando. Ci sono delle informazioni che mi piacerebbe anche avere sulle auto, diciamo, più di bassa gamma, ma comunque sportive. Abbiamo tutte le pressioni delle gomme più tutte le temperature mentre si va, che è un qualcosa di importantissimo se si avvezza un po' alla guida sportiva. Idem qui in basso a destra potete vedere un po' la situazione freno, come temperature e compagnia bella. Se andiamo a cambiare con il pulsantino qui in basso, temperatura olio, pressione olio, temperatura acqua e benza. Qui sotto abbiamo tre mappe, trofeo, STO e pioggia. Quella che per me è più godoriosa è trofeo, che come sound è quella che avete sentito prima nei tunnel, per capirci. E poi se si vuole esagerare, tac, qui c'è ESC off e rimane tutto in mano al pilota, solo esclusivamente se si ha un gran manico e se si va in pista. Bene, ripartiamo, andiamo verso Madonna di Campiglio. Olle, carino, spam. Giorno della presentazione, ci siamo. Ieri sera bellissimo perché ho avuto l'occasione di fare una cena, parlare in maniera rilassata senza nessuno in mezzo, con Michi Pirro, Pecco e via dicendo. Oggi però ci siamo e adesso vi faccio vedere una roba molto bella. Eh sì signori, e anche questo è il motivo perché sono qui. E Leo?
si avvicina, si sta avvicinando e l'adrenalina sale. Ci incontriamo sempre, cioè, a Sky, in montagna. Ma la tua moto è elettrica, no? Dov'è? È giù. E quella è l'ingresso, è l'ingresso, l'ho visto, sì, di sfuggita prima, bella da macchina. Ti piace? Sei carico? Molto elettrificato. Palline nella faccia. Palline nella faccia. Puoi sapere che forse potrò, se mi permetterai, di mettere la tua telecronaca, se la farei ancora, della gara. Non dipende da me, credo. Ah, non dipende da te? No. Io mando. Immagini, cioè... Salva c'è! Io non ti conosco, io non so chi sei. Presentazione finita, ci stiamo dirigendo a mangiare e come potete vedere intorno a me c'è giusto un pochino di neve. E non so se vi ricordate con che macchina sono qui. Dopo ieri sera che abbiamo discusso un po' con Pecco su cose alte, adesso gli mando un messaggio in codice, vediamo la reazione. La situazione è questa, devo star qui 3 giorni, alla fine oggi me ne devo volare perché sapete bene che la trazione posteriore non è assolutamente il massimo con una tormenta di neve. Adesso la missione sarà tornare a Milano. Ah, porca vacca. Perfetto. Bene, adesso ridiamo. Lamborghini Huracan STO con neve a terra, condizioni molto difficili. La STO non è costruita per la neve, ma lei non lo sa e va lo stesso. Oh, l'ha lanciata nel... l'ha lanciata. Mi saluta, ma l'ha lanciata nel fosso. Il pandino nel fosso. Ultimi giorni di Lambo, stiamo andando a beccare Pachi e Dev per fare gli ultimi reel carini, dato che tra pochi giorni dovrò separarmi da quel, come, non so neanche come chiamarlo ormai, mio amore, posso dire mio amore, sì, mio, cioè, la mia dolce metà, la mia dolce metà, non so come altro definirla al momento. Abbiamo raggiunto una chimica di coppia che la vedo veramente difficile migliorare con altre auto. Cioè, guardatela. Bene. Che vita dura, eh. Ma avete mai visto tre... Ha rubato la targa. No! Ma avete mai visto tre auto viola? Viola sta prendendo piede, signore. Potrebbe essere la nuova Wave. I lavori di mezzanotte e mezzo. Guarda il videomaker. Guarda il videomaker. Guarda che persona sei. Ma che stile il videomaker. Questo è il modo di fare i reel. Bene, ieri abbiamo fatto le 2:30, fare tutti i contenuti. Li vedrete su Instagram nei prossimi mesi, così ho fatto un bel pacchettone, mi raccomando, se non mi seguite lì, seguitemi, perché appunto ci sono tante belle chicchette, anche su Telegram, tutti i vari social, TikTok sta esplodendo. Ma oggi, prima di andare da un mio sponsor per parlare dell'anno prossimo, sono qui in San Babila, ancora con lei, che ci lavoro ancora per esattamente 48 ore, e c'è mio padre che sta arrivando e gliela voglio far vedere per... sapere i suoi commenti. Allora, cosa ne pensi? Io... No, Maria, io esco! Cioè, non puoi dire niente, dai! Cioè... Cosa vuoi che ti dica? Proviamo la seduta. Minchia! Sono d'accordo, Millone! Fa tutto il risentito, ma gli piace un sacco. Niente, sono stato così bravo che sono riuscito a non premere play mentre eravamo in macchina. Mannaggia, che te murte strano! Gli sponsor addirittura hanno il posteggio dentro negli uffici, incredibile. Cioè, sei... A volte per i clienti quelli sentiti...
che bello, ma che bello, va. Mappo le parti che vi piacciono, cosa? Da lì abbiamo anche implementato recentemente con quella tecnologia la possibilità di inserire dentro dei render 360 e fare la stessa tecnologia di un qualcosa che non esiste proprio. Quello è molto figo ed è collegato strettamente ovviamente al mondo NVR. Voglio far sì che la gente pensi che siamo alle Barbados con 30 gradi, invece fa un freddo porco, non ci voglio tirare fuori la giacca. No, qua siamo una merda. Dopo quanti chilometri? Due. Dopo 200 metri ancora. Sai, sapete cos'è il discorso? Sai quali sono le macchine più veloci? Quali? Quelle a noleggio. Siamo nel 2023 da pochissimi giorni e il mio numero è 23, quindi ho detto è il mio anno, si spaccherà tutto. Allora, sì, ho spaccato un V4R alla prima uscita dell'anno. Siamo usciti da 10 km dall'aeroporto e come potete vedere questa è la gomma a terra. Quindi siamo qui all'alba delle 23 qualcosa a tirare giù i santi e le madonne. Per fortuna abbiamo un meccanico con noi che ci darà una mano, se no eravamo tre stronzi qua, cioè, non ne uscivamo. What?